collaborativa, diciamo, col professore Cananzi, ovviamente propedeutica all'entrata nel vivo delle attività di questa scuola, vicepresidente. Sì, intanto mi piace definirla una bella pagina di concretezza politica. Solo 3 mesi fa il ministro Zangrillo, insieme al presidente Occhiuto e all'onorevole Francesco Cannizzaro, avevano annunciato l'apertura di questo importante polo formativo. Oggi è la concretizzazione di un impegno che è stato assolto pienamente, perché si va ad insediare il comitato di coordinamento che darà seguito a tutte le azioni formative che andranno ad interessare la scuola della pubblica amministrazione, che nascerà appunto qui a Reggio Calabria, farà parte dell'Università Mediterranea e andrà a formare quella classe dirigente di cui ha bisogno una pubblica amministrazione per essere sempre più competitiva. È un'opportunità per la Calabria tutta e per Reggio Calabria nello specifico, perché è il primo polo formativo della SNA che nasce in Italia, il terzo alle sedi storiche che già ci sono, che sono appunto Caserta e Roma. Sarà, dicevo, un'opportunità, perché noi andremo a partire da quelli che sono i bisogni formativi, che andremo ad incentrare sempre di più, appunto caratterizzando la nostra realtà, con i diritti e le migrazioni, quindi una apertura importante al Mediterraneo, quale sviluppo appunto di prospettive formative che interesseranno non soltanto la Calabria ma anche il Sud e l'Italia. E poi, quindi, oltre una formazione richiesta appunto e finanziata dalla SNA, ci sarà quella territoriale che verrà richiesta dai vari enti, per cui il comitato di coordinamento che si insedierà stamattina, che sarà presieduto da me, delegata appunto dalla Regione Calabria, che vedrà il professore Cananzi per l'Università Mediterranea, il capo dipartimento della funzione pubblica Fiori e il consigliere della SNA Naccarato, sarà appunto esecutivo, quindi operativo, per andare a concretizzare questi importanti obiettivi che diventano anche di sviluppo economico per la nostra realtà, perché non dimentichiamo che una scuola di pubblica amministrazione richiamerà tantissimi dipendenti pubblici nella nostra realtà, che saranno appunto formati, e quindi sarà anche una occasione di sviluppo economico per il territorio tutto. Un programma oggi, vicepresidente, ci sono già delle tracce, dei punti che saranno colonne portanti della vostra offerta? Sì, oggi andremo proprio a gettare le basi, l'insediamento ufficiale, e poi definiremo quella che è l'offerta formativa annuale. Intanto le materie su cui ci vorremmo andare a focalizzare saranno diritti e migrazioni, come dicevo, che andrà ad interessare la nostra sede formativa e che diventeranno centrali per il paese tutto. Poi, ovviamente, delle tematiche relative alla semplificazione, alla digitalizzazione, perché sono quelle competenze chiavi per i dipendenti, quindi sviluppo di capitale umano in tal senso. Parleremo anche, affronteremo, andrò a proporlo io, l'importanza dell'intelligenza artificiale all'interno della pubblica amministrazione, perché i dipendenti pubblici devono essere formati ad affrontare questo nuovo che incombe ed è già presente, quindi non possiamo sottovalutare questo importante aspetto.